Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. La vita è Cool Bueno solo quando la prendi Cool Bueno. Delfine e delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 2 della stagione numero 6 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Miami has a dolphin, the greatest football team. Se noi ci siamo, come ben sapete, è solo grazie a loro e quindi grazie a The Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di 20 anni, quasi 25, e grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano. Buonasera a tutti. Questa sera noi siamo stati un po' più sporadici nelle uscite, lo sappiamo, però la verità è che, a parte l'esplosione che c'è stata all'inizio della free agency, oggettivamente non ci sono stati molti altri argomenti di discussione, e quindi l'attenzione ha iniziato ad essere polarizzata sempre di più sul draft. E quindi la puntata di oggi è quella in cui parliamo del draft che si terrà questa settimana, da giovedì 27 a sabato 20, da giovedì 25 a sabato 27 aprile, in quel di Detroit, Michigan, questa splendida città che tutti vogliono visitare per le vacanze. E visto che io e il mio sodale Mauro Clementi, ciao Maurino, come stai? Benissimo, forse, buonasera a tutti. Anche tu vuoi andare a visitare Detroit, lo sento. E come no, che scherziamo, io... No, ma io vado da Detroit e poi mi faccio incartare un giocatore che tu conosci e torno. Ecco, okay. Va bene. Allora, dicevamo, visto che io e Maurino non siamo proprio i massimissimi ed aggiornatissimi conoscitori del mondo college football, anche quest'anno, per fare questa puntata, siamo andati a implorare in ginocchio sui ceci uno dei nostri conosciutissimi espertoni che elargiscono tutto il loro sapere attraverso il meraviglioso podcast Strada verso il draft, dopo il draft, durante il draft, prima eccetera il draft, che sicuramente... Tutte le strade portano al draft. Tutte le strade portano al draft, ma perché non hanno pensato a questo titolo? Le perché schede, non sono umani, vedi, se vivo esatto. Io. Insomma, qui con noi oggi c'è Oleg Bogdea. Ciao Oleg. Ciao ragazzi, è sempre un piacere tornare. Infatti è un ritorno, è sempre un piacere parlare con voi, io che da lontano vi sento, vi ascolto, dunque se mi chiedi se sono aggiornato, ecco, ascoltando voi sono sempre aggiornato sui Miami Dolphins. Lo so che tu ti aspettavi il mojito di Rito, ma qua fa un po' freddo e non è proprio... Io posso offrire un antistaminico volendo. Ecco, se vuoi un antistaminico... Ecco, non sarebbe male. Ecco, siamo tutti in perfetta salute. Allora, allora dal General Hospital di Miami, ricominciamo. Esatto, ci voleva la sigletta. La prossima volta ci attrezziamo con la sigla di ER. Draft. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti... con la free agency, chiusa con i botti iniziali, l'elaborazione del lutto, le mosse, eccetera, eccetera. Da allora, oggettivamente, io ci ho pensato, ma non è che sono successe cose travolgenti dall'ultima puntata. Sì, c'è stato qualche aggiustamento, c'è stato qualche altro giocatore che è arrivato. I Dolphins hanno iniziato gli allenamenti, c'è stata la settimana scorsa la ripresa delle prime attività organizzate, i team activities in quel di Miami, abbiamo visto sui social i vari giocatori arrivare, abbiamo visto Mauro un Devona Shane abbastanza ingrossato, a parte la macchina che non ricordo se era la stessa dell'anno scorso. Ho come la sensazione che abbia preso una foto di Christian McCaffrey, se la sia attaccata sul proverbiale armadietto e abbia più o meno eletto lui al suo modello, che non sarebbe una brutta notizia.
contando che comunque è più un giocatore che ci ha fatto gioire fuori dai tackle che non in mezzo. Però evidentemente se anche questo suo irrobustimento gli porta un pochino più di resistenza ai colpi e altro, visto quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno, è una delle cose che aspettiamo, cioè non ci nascondiamo dietro un dito, probabilmente è il giocatore che aspettiamo di più l'anno prossimo dopo il numero uno. Sì, mi vengono in mente benchmark peggiori di Christian McCaffrey, oggettivamente, parlando del nostro Devon Chain, dal quale ci aspettiamo anche cose interessanti in funzione delle nuove regole sul kickoff return, che sarà... E ne parleremo. Allora, dicevamo, non è successo granché. Ci sono stati una serie di movimenti, special team, l'ultimo, la firma di un giocatore che adesso faccio anche la figuraccia perché mi ricordo il nome, non mi ricordo il cognome. È un linebacker proveniente dai Giants, un core special teamer. Cam Brown. Brown, esattamente, bravo. Cioè, lo stipendio per, lo devo guadagnare. Sì, per rinforzare il reparto. E per cui... Gira e volta l'impressione è che questi Dolphins si sono preparati ad un draft nel quale arrivano comunque con non tantissime munizioni, perché parliamo di solo 6 scelte, in modo da posizionarsi per non essere, non avere quelle che si chiamano le pressing need. Non ci sono punti nei quali per forza, no, bisogna puntare a prendere, che ne so, il quarterback al primo giro perché sei senza. Ecco. In un modo o nell'altro, questi Dolphins hanno dei punti in cui intervenire, ma non hanno dei punti in cui bisogna essere per forza costretti a prendere un giocatore lì. E questo probabilmente è il modo migliore per avvicinarsi al draft. Andare a scegliere il miglior giocatore disponibile e non proprio la need. Non so, giusto per coinvolgere subito Oleg, non so tu se sei d'accordo con questa affermazione, se pensi che Miami abbia bisogno di qualcosa di specifico da indirizzare subito al primo giro e dopo, e poi entriamo chiaramente nel discorso. Ci sono anche diverse domande da parte dei nostri ascoltatori alle quali cercheremo di rispondere durante la puntata, ma dimmi come la vedi tu, Oleg. Beh, secondo me, come ogni squadra, c'è qualche need, ovviamente c'è. Non esiste una squadra, no, che arriva al draft nel dire che sono a posto, non mi serve nulla. Qualche need c'è, però non vedo un buco dove dici ok, c'è il fosso qua in mezzo, cioè dobbiamo mettere qualche ragazzo. Secondo me Miami arriva a questo appuntamento, no, con la scelta 21, nel dire vediamo quello che ci casca, vediamo come siamo messi, poi ovviamente, no, ci sono le chiamate in entrata, in uscita, questo lo sappiamo, però secondo me è in una condizione interessante nel poter scegliere più posizioni, non avere, diciamo, il coltello al collo, non nel dire ok, devo prendere per forza X o Y, e questo ovviamente è un punto a favore nel scegliere il giocatore che drafta il primo giro, secondo me. Ecco, Oleg, giro anche a te subito, visto che ho involontariamente introdotto il tema, giro anche a te la domanda che ci fa Michele Minelli e che ci chiede se secondo noi, e poi sentiamo anche cosa dice Mauro, e secondo l'esperto che sei tu, alla 21 è meglio andare sul BPA, quindi andare sul miglior giocatore disponibile, o colmare una lacuna? Cioè, anche come filosofia in sé. Io sono assolutamente pro BPA, nel senso, anche nel senso, se scegli quel giocatore, non so, per esempio, scegli ti casca un wide receiver, oggi non hai questa need, però non so, hai Tyreek Hill che comunque non è più un ragazzino, prima o poi anche lui, nel senso, il suo chilometraggio si comincerà a far sentire, gli piccoli infortuni, un po', cioè, nel senso, è una cosa normale, e te ti ritrovi con questo ragazzo fortissimo dietro di lui che è pronto a spaccare il mondo. Invece se hai questo need, no, vai sulla need, potresti, in senso, ci sono per esempio due defensive tackle da primo giro, se ne sono andati prima, sono usciti prima, a te tocca prendere il terzo che magari non è da primo giro, dunque da quel punto di vista magari fai anche un reach. Invece scegliere un giocatore, specialmente secondo me nelle posizioni elite, che servono, scegliere un giocatore forte che te sai che in futuro ti darà una mano, anche se non è una need impellente ora come ora, però sappiamo un po', 17 partite di regular season, infortuni, dunque sempre diciamo, il giocatore trova sempre
il modo per entrare in campo. Da questo punto di vista, ecco, sì, sono assolutamente con il best player available. Mauro? Copia e incollo. Nel proprio senso... contro il C, contro il V. Corretto. Non arriviamo con la fossa delle Marianne in nessun ruolo, ma arriviamo con tanti need che probabilmente non dobbiamo sottovalutare. Sicuramente un interior lineman sia in attacco che in difesa causa le perdite sanguinose ma inevitabili, ormai lo elaborate, di Wilkins e di Hunt. C'è la possibilità che comunque, come ha giustamente evidenziato Oleg, se per caso dal resto, dalle 20 che chiamano prima di noi, tutto quello che ci viene utile in termini di need se n'è andato via, perché non ci giriamo intorno, questa è una draft che sarà, probabilmente andranno 4 quarterback ai primi 4, se non 3 quarterback e un ricevitore, visto come sono messi i Cardinals. Poi ci sarà la solita corsa al left tackle, dove ci sarà Holt, poi ci saranno altri ottimi giocatori e altro. Noi potremmo non arrivare con un giocatore che matcha proprio i nostri need liberi e libero, e probabilmente in quel caso lì la logica del BPA probabilmente ti farebbe guardare anche al discorso che ha introdotto prima Oleg, che non è proprio fuori dal mondo. Mettere un altro ricevitore che adesso parte come numero 3, ma che nel tempo può aiutare sensibilmente il lavoro della coppia dei sogni, come dire, però io in quel caso lì rimarrei un po' diciamo così a bocca, diciamo un po' con la bocca amara, un po' perplesso, semplicemente perché tra usare la scelta più nobile che abbiamo per un ricevitore numero 3 piuttosto che per una guardia numero 1 o un defensive tackle numero 1, l'idea mia è quella. Poi alla fine, Mauro, tu sai che per coerenza, se torniamo indietro alla draft di 2 anni fa, io confermerei che abbiamo fatto un errore a non prendere bene i Sewell. Però tornando su questa cosa qui, in effetti la logica del BPA di solito non è mai sbagliata. Fermo rimanendo che se in quel momento lì, come BPA, ti ci rimane un ricevitore o comunque qualche cosa che è al di fuori della linea d'attacco e della linea di difesa, forse dei linebacker ma non degli edge, probabilmente qualche cosa poi andrà comunque corretto nei giri successivi con giocatori potenzialmente di minor qualità, ma sempre con la possibilità di trovare un reach dietro l'angolo. Ecco, questa è una cosa che onestamente non possiamo mai escludere, ecco. Io entrerei subito nel vivo, e cioè andiamo sul pratico, rispondiamo anche alle domande che chiaramente si concentrano sulla prima pick. Allora, prima di tutto facciamo un quadro di insieme e riepiloghiamo, ad uso dei disattenti, che cosa andremo a fare noi al draft. Allora, Miami, abbiamo detto, ha 6 pick quest'anno. Quella del primo giro è la 21, una al secondo giro che è la 55, al terzo giro non scegliamo, che se vi ricordate un paio d'anni fa c'è stata questa simpatica avventura per la quale ci siamo stati accusati di tampering nei confronti di Tom Brady, di aver attentato all'illegalità del gioco. Ci hanno tolto la prima pick l'anno scorso e la terza di quest'anno, quindi noi al terzo giro non ce ne stiamo buonini buonini e non facciamo nulla. Al quarto giro, un tampering a un sessantenne, capito? Esatto. Sì. Al quarto giro la nostra pick originale è stata quella che avevamo messo nel pacchettino, messo in piedi e confezionato per i Broncos nella trade per Bradley Chubb, ma nel frattempo poi Chris Greer aveva scambiato Dan Feeney, l'offensive lineman firmato l'anno scorso dai Jets, scambiato e mandato a Chicago, e in cambio Chicago ci aveva dato la pick al sesto giro che è la 184. Quindi non avremo una pick al terzo giro, non avremo una pick al quarto giro, ne avremo una al quinto, la 158 totale. Al sesto ne avremo due, la 184 citata prima, ricevuta dai Bears, e la 198, che era la nostra, e in più la nostra originale al settimo, la 242. Qui, 241, scusate. Quindi, giusto per andare al sodo, primo giro, pick 21. Sia Paul
che Andrea Raimondi, che tra parentesi ringraziamo per il lavoro strepitoso che ha fatto nella chat di ma ti fa, volevo dire una cosa, Mauro, questa sera io e te ce la possiamo giocare a briscola, perché mezza puntata ce l'ha fa Oleg e mezza puntata ce l'ha fatta Andrea in chat. Ma veramente, tattico. Ma veramente, quindi Andrea, complimenti, sei stato un asso sia per la chat di Dolphins Italia che per quella di Adult Magazine, per cui complimenti. Comunque sia lui che Paul in buona sostanza fanno una domanda secca: chi ha la 21? Uno dice ma non mi interessa il nome, ma non tanto il nome ma il ruolo. L'altro dice no voglio il nome, il giocatore su cui andate ad occhi chiusi. Allora io faccio mani avantismo, io la mia scelta l'ho già fatta per il draft di Adult Magazine. Domani, oggi per voi ci state ascoltando, lunedì uscirà arrivato da 15, quindi tra lunedì e martedì dovrebbe uscire il video con la mia scelta per i Miami Dolphins alla numero 21. Non ho intenzione di spoilerarla perché ho firmato un disclosure agreement e non la posso spoilerare, per cui lascio la patata a voi due. Oleg, prima tu. Siccome io so la tua scelta, anch'io per contratto, anch'io per contratto non posso dire, dunque il nome non è secret, dunque lo vedremo lunedì. Quella era la mia, adesso sentiamo la tua. Infatti, no. Ecco, io se il giocatore, ovviamente no, la board casca perfettamente, io andrei con Johnny Newton, defensive tackle da Illinois. Ragazzo, un 6-2 per 305 libbre. Negli ultimi due anni a Illinois è stato il miglior pass rusher intero della nazione a livello collegiale. Ha avuto, ovviamente, ha messo tantissime pressioni nella Big Ten. Già dall'anno scorso, no, si parlava di lui, di un possibile top 10, top 15. Vedendo anche la classe difensiva, ecco, io proprio non mi meraviglierei se lui uscisse come anche il miglior difensore. Non c'è quest'anno quel difensore che dice ok, è lui il primo, il più forte. Dunque c'è, diciamo, una committee, un paio di ragazzi forti di difensori, tra cui c'è lui, che a me lui piace tantissimo. Ha delle braccia lunghe che ovviamente lo aiutano, no, nel, diciamo, il primo contatto con gli offensive linemen. Ha perso, ecco, ha messo tanta pressione, però i numeri non sono stati quello che si è visto nelle tape. Un po', ecco, perde quell'attimo sempre nel, non so, cambiare traiettoria o l'ultima lettura, no, nel mettere proprio, diciamo, mettere il sack o, diciamo, il take off for loss nel backfield. Però è un ragazzo che sempre lo vedi, diciamo, è un dito diciamo nell'offensive line. Ragazzo veramente forte, come, diciamo, run stopper se la cava anche lì abbastanza bene, altrimenti non avremmo parlato di un giocatore da primo giro. Ecco, secondo me, ecco, l'unica dovrà migliorare, no, sui mistake, però come per Sarash, il ragazzo forte, ancora c'è dei margini di miglioramento, però ecco, secondo me sarebbe la classica, diciamo, pick che sarebbe stato, cioè, è, diciamo, potrebbe essere il BPA e potrebbe colmare anche, diciamo, una need, una tra le need, buchino, no, più importante. Un buchino, sì, lasciato da uno, esatto, che è andato a prendere due soldini a Las Vegas. A Las Vegas, esatto, sì, ecco, lui sarebbe secondo me la mia scelta. Ascolta, Oleg, allora, se non vado errato, ci sono due nomi che come defensive tackle si leggono in giro. Uno è quello di Newton e l'altro è quello di Byron Murphy da Texas. Sì, sì, tu hai scelto Newton preferendolo a Murphy? Assumi che Murphy sia già uscito nella tua board? Cioè, qual è il motivo per cui uno, no, piuttosto dell'altro? Per me sono vicini entrambi più o meno. Per me Murphy è un po' sottodimensionato, ecco, un 6 piedi per 295 libbre. Diciamo, ecco, lui per me è un trick tackle, cioè è un trick tackle fatto e finito, nel senso, lui ovviamente è stato un po' usato anche come nose tackle al college, però secondo me non sopravvive a fare il nose tackle in NFL, ecco, da quel punto di vista. Anche lui ovviamente è un pass rusher fortissimo, ha più o meno gli stessi problemi, no, nel finire le azioni anche a lui, no, come pass rusher. Tanti mistake, però con lui secondo me è più nel senso di una 4-3, lo vedo come un trick tag fatto e finito. Invece Johnny Newton, lui, ecco, potrebbe essere usato un po' dappertutto.
quello diciamo la differenza tra i due ragazzi, che entrambi a me piacciono tantissimo, perché sono ovviamente, no, come dicevo, di due defensive tackle dal primo giro, ecco, mi riferivo proprio a loro due. Sì, ok. Allora, Mauro, Oleg è andato a coprire il buchino di Christian Wilkins. Tu come la vedi? Questa volta non faccio copia e incolla da Oleg, ma non perché non condivida la sua scelta, perché però negli ultimi giorni mi sono fatto un attimo un conto di come si è mosso il resto della division, ovvero sia Buffalo che ha riformattato l'hard disk, parliamo chiaro. New England che è in ricostruzione e quest'anno va a cercare il quarterback. Quelli che sento un po' puzza di bruciato sono i Jets, perché recupereranno qualcuno che ha avuto un incidente dopo tre azioni di gioco. Hanno preso Tyron Smith da Dallas, che diciamo per cui può essere esteso lo stesso giudizio che noi diamo sempre su Terron Armstead, ovvero sia mancherà per metà delle partite, ma per la metà delle partite che giocherà te ne accorgi e come. Poi c'è un problema, credo un paio Mauro, di settimane. ti aggiungo una cosa, ed è presumibilmente all'ultimo anno. Ed è presumibilmente all'ultimo anno, però questo non devono a suo favore da una parte, ma la qualità del giocatore non è mai stata in discussione. Volevo arrivare al punto dolente, che già la difesa di Jets lo scorso anno si è dimostrato, fammi dire onesticamente, un cliente un po' ostico. Hanno preso Ason Reddick da Philadelphia. E quindi già con l'altro Edge Johnson che avevano, non mi pare proprio per noi un incastro propriamente simpatico. Quindi io vedrei come, con tutte le cautele del caso, vista anche la situazione al 1º giugno di Connor Williams, tutto quello che abbiamo, ci serve un po' di consolidamento in linea d'attacco. Io quindi andrei con Troy Fautano di Washington come guardia, che è un plug and play pronto da giorno 1 a quello che sono riuscito a capire, oppure anche ragionando sulla successione a Terron Armstead, che anche lui non ha ancora troppa benzina nel serbatoio, se arriviamo ad avere Amarius Mims, è un giocatore a cui farei più o meno la stessa parabola di Tanzi, ovvero sia lo metti il primo anno a fianco al left tackle esperto. Se vi ricordate Tunsil come giocò con Brandon Albert a fianco, quanto gli è stato utile, diciamo che potrebbe essere una cosa che ci può stare. Quindi io andrei con. Noi abbiamo un. Noi, io ho un need storico in attacco, ormai lo ammetto. Devo sentirmi protetto, devo vedere Tua che ha più o meno la stessa calma che ormai c'ha Jared Goff ogni volta che arretra. E quindi ecco, io vado con la linea d'attacco, quindi o con Troy Fautano o con Amaris Mims. Oleg, questi due nomi secondo te sono realistici alla 21? Parlate con il tifoso Marius Mims, tifoso Georgia, dunque lo conosco molto bene, cioè ragazzo veramente fisico, forse, ecco, se lo, diciamo, lo costruisci in laboratorio, il tackle perfetto esce lui. Ma Tipo difatti, c'ha delle esatto, c'ha un braccia. upside allucinante ancora. Sì. Cioè, Non è lui un ha giocato prodotto finito. praticamente. Sì, ha giocato 10 partite da titolare, 11 a Georgia. E in queste partite, cioè, ha fatto vedere cose molto interessanti. Ecco, la sua tape migliore è la semifinale dell'anno, cioè, di 2 anni fa contro Ohio State, dove diciamo, ha bloccato tutto il più possibile. Cioè, è veramente un fisico pazzesco, braccia lunghissime, è un 99 percentile, ha corso una 5-0-5-0-5-0 quadro sul fisico, cioè una cosa, cioè è un ragazzo atleticamente pazzesco, anche come lavora, nel senso l'etica del lavoro, no? Cioè, leggendo anche l'insider di Giorgia, parlano di un ragazzo veramente bravo. Qua, come ha detto bene Mauro, cioè, l'upside è veramente sky is the limit da questo punto di vista. Lui Giorgia ha giocato prevalentemente come right tackle, però ecco, ha giocato veramente poco, per me secondo me, ecco, metterlo dietro a un left tackle esperto e diciamo con l'aiuto di un offensive line coach preparato e bravo nel sviluppare questo tipo di talento, secondo me potrebbe uscire veramente, cioè, un giocatore pazzesco anche a livello NFL. Ma io Sì, poi ma ci arriva dai alla pochi 21. highlights, scusa Mauro, Secondo me sì.
dicevo, dai pochi highlights che ho visto, lui c'ha anche un footwork abbastanza sopra la media, e a me ricorda tantissimo, sembrerà veramente una bestemmia, non so Mauro se tu ti ricordi Jim Lachey dei Washington Redskins tanti anni fa, e te col sinistro che durante un Super Bowl sostanzialmente alla fine Bruce Smith optò per mettersi a giocare a carte con lui perché tanto non passava, e ho detto Bruce Smith. Quindi secondo me questo è un giocatore che qualora arrivasse mi fate tanto 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 contento, ecco. E l'altro nome che avevi fatto? Che aveva fatto Troy Fautano. Fautano, secondo me, io lo vedo anche come tackle in NFL. Cioè, nel senso, secondo me lo prendi come tackle perché lui ha giocato tackle a Washington, proprio mal che vada ti ritrovi con una guardia a livello elite da questo punto di vista. Dunque, cioè, nel senso, è un piccolo rischio, però diciamo il floor è già alto di suo. Lui è molto bravo in pass protection quest'anno, ecco, diciamo Michael Penix ne ha gioito, no, da questo punto di vista, da ragazzo tecnicamente molto già sviluppato di suo. C'ha forse le braccia un po' sotto la media, no, per un tackle che diciamo è importante da questo punto di vista, specialmente per questo. Lo vedi più guardia o più tackle? Cioè, per me, per come è definito tecnicamente, io lo vedo tackle subito. Poi, nel senso, mal che vada, vedi che fa fatica in NFL, ecco, lo metti dentro e li domina. Dunque, da questo punto di vista, nel senso, è un rischio più piccolo. Ecco, per esempio, ecco, se prendi un Mims e non funziona così, è difficilmente non metti un ragazzo da 6-8 in mezzo. Invece, questo tipo di ragazzi, diciamo, ecco, c'è un rischio un po' più basso da questo punto di vista. Diciamo, siccome a Miami servirebbe o un tackle in futuro o una guardia adesso, lui sarebbe il ragazzo, secondo me, perfetto per Miami. Vi giro, visto che ne stiamo parlando, arriva un po' a fagiolo un'altra domanda che ci ha fatto Andrea Raimondi, perché tra una cosa e l'altra, un'elaborazione e l'altra, questo ragazzo trova anche il tempo per farci le domande, e noi apprezziamo. Andrea, che ritiene che la nostra need maggiore sia linea offensiva, ci chiede se, secondo noi, è più utile un giocatore molto bravo, ma specializzato in un ruolo, guardia oppure tackle, oppure uno magari meno bravo ma più versatile? È una buona domanda. Oh, dai, come la vedi? Beh, io andrei sempre di quello con più total talento, nel senso, mal che vada, nel senso, anche se non hai la need adesso, tra un anno o due c'è il ragazzo, diciamo, plug and play pronto. Invece se prendi questo ragazzo qua che sa fare un po' tutto, ma da un'altra parte ma anche niente di buono, nel senso non è né carne né pesce, c'è il rischio di essere tipo un tappabuchi quando serve, no? Diciamo il classico swing tackle o un ragazzo che sta in panchina, so che fa, può fare guardia centro, nel senso sempre si guarda il talento a questo punto di vista, e l'upside sono cose più importanti quando scegli, specialmente il primo giro, cioè al primo giro devi andare proprio di giocatore che sai che in futuro sarà, se non è pronto adesso, tra un anno o due è pronto a fare la differenza. Allora, noi sui coltellini svizzeri in linea d'attacco in questo podcast abbiamo un dossier alto così da terra, nel senso che, se ci ricordiamo bene, l'ultimo e più contundente, diciamo così, esempio di coltellino svizzero in linea d'attacco che abbiamo avuto è stato Jesse Davis, per referenze, chiedere alle costole di Tua, che nel senso che ricordo che J.J. Penesa arrivò, diciamo, trattò Jesse Davis più o meno come la porta elettrica, e Tua saltò, mi sembra, 4 o 5 partite. Ok, diciamo che abbiamo visto tackle migliori, diciamo così. E io sono abbastanza d'accordo con Oleg in questa cosa qui, perché in questo caso è per quei ruoli lì è meglio il giocatore con più talento, a meno che non prendi proprio un... ma devi avere una perla rara, perché il problema però per la linea d'attacco, cioè noi abbiamo visto in altre squadre, Indianapolis mi sembra 2 anni fa ha tentato di mettere quello che secondo me è a occhi chiusi il migliore interior lineman della NFL, che è Quentin Nelson. Gli ha fatto giocare qualche partita da tackle, no, non era lo stesso giocatore evidentemente,
Noi sappiamo pure, sempre per esperienza con i nostri idoli e i nostri giocatori, che addirittura la differenza fra tackle di destra e tackle di sinistra ha provocato, diciamo così, ha triggerato una delle più belle battute che io abbia mai sentito da parte di Jawan Jones. Jawan James, sì, esattamente. Quindi, con i giocatori multiruolo in linea di attacco, io ci andrei estremamente cauto. Il tackle fa tackle, la guardia fa la guardia, il centro fa il centro. Quando io leggo sul roster C/G, già tanto la posso digerire, anche alla luce del campionato stellare che ha fatto Connor Williams fino a prima dell'infortunio. Già quando leggo G/T, no, non la prendo benissimo, perché sono proprio due specializzazioni completamente... Cioè, o sei il ristorante di carne o sei il ristorante di pesce, non ci stanno via di mezzo, abbiate pazienza. Ok, allora, però, prima di andare a parlare del secondo giro, c'è un capitolo che non abbiamo ancora aperto, ed è quello che apriamo adesso prendendo a spunto le domande che ci fanno Giovanni Crippa e Gianmauro Azzani, che entrambi pronunciano la parola trade. Io la coniugo col primo giro perché insomma di quello stiamo parlando. Ma allora, Giovanni ad esempio dice: vista la classe draft molto profonda di offensive linemen, non si potrebbe fare un pensiero e scambiare una compensatory pick del prossimo anno cercando qualcosa nei giri intermedi? Gianmauro dice: potrebbe verificarsi una trade, se sì per chi e con chi? Ora, partendo dal presupposto che noi scegliamo il secondo e poi salutiamo tutti e ci rivediamo al quinto, quindi non abbiamo un terzo giro, neanche un quarto, cioè abbiamo saltiamo i giri intermedi in una classe abbastanza profonda. Oleg, Mauro, l'ipotesi possibile di un trade down, di scendere dalla 21, scendendo dalla 21 e accumulare così magari un terzo giro o un quarto, potrebbe essere, ma anche no, cioè, vai a rischio di perdere il giocatore che ti piaceva alla 21 e che poi magari non... Cioè, dite. Beh, secondo me è tipo come una bilancia, no? Metti da, diciamo, i rischi e i benefici, no? E vedi un po' come la legge a questo punto di vista. Se c'è quel giocatore che te dici, cavolo, era un, non so, per me era un top 15, scende alla 21, me lo lascio sfuggire per un terzo, cioè nel senso, ne vale veramente la pena? Poi con quel terzo giro potrò trovare un ragazzo così bravo? Dubito, ovviamente, no? Invece se ne sono, vedi, guarda, ne ho 4-5 secondo me a board che ancora, secondo me, ecco, qualcuno, ecco, se scendo, non so, dalla 21 alla 28-29, no, per portarmi a casa col terzo giro, e sei abbastanza sicuro che uno di questi nomi scende comunque, no, alla 28 dove sceglierai in futuro, ecco, potrebbe avere senso. Qua secondo me, ecco, sì, poi ovviamente si possono usare anche i giri del prossimo anno. Normalmente le squadre, sai, sono un po' restie, no, a usare i giri dei prossimi anni se non è per un QB o per, diciamo, qualcosa di molto speciale da questo punto di vista. Però sì, ecco, vedendo proprio il buco, no, nei giri intermezzi di Miami, che quel terzo e quarto, che comunque sono giri interessanti, perché da lì spesso, no, escono dei nomi, dei giocatori che magari non da subito, ma tra un anno o due diventano quei giocatori, ne abbiamo visti, no, negli ultimi anni, spesso, no, uscire da quei giri ragazzi importanti che poi sono dei cornerstone proprio del roster. Dunque, ecco, sì, secondo me potrebbe essere possibile una trade down. Bisogna che ci sia anche qualcuno che vuole fare trade up. Ovviamente, sì. Diciamo, il matrimonio si fa in due, no, da questo punto di vista. Cioè, tu in buona sostanza dici: metti che da qui a giovedì esca un video di un JC Latham a caso attaccato a un bog, a quel punto altro che trade down, lo prendo e basta. Sono lieto di aver suscitato notevole ilarità nel mio sodale. Allora, devo cercare di stare serio. Allora, su questa cosa del trade down, allora, non voglio sentire parlare di trade up, perché l'ultimo trade up che mi ricordo portava il nome infame di Dion Jordan, e vabbè.
Allora, qui va impostato il solito sistemino di equazioni. Vincolo, ci serve qualcuno che chiaramente sia interessato a chiamare qualcosa da nessuno. Secondo me lo puoi prendere in considerazione se hai ancora un certo numero di giocatori che hanno un onesto match con il tuo need disponibili e se le squadre che chiamano fra te e chi ti propone il trade down non hanno quel need. Ve la faccio facile. Supponiamo che ci siano ancora, visto che è una classe abbastanza ben munita a livello di offensive linemen, ci siano ancora quei due nomi sul tabellone, i due nomi che ho fatto prima, ovvero sia Fautano e Mims, o comunque anche qualcun altro, come potrebbe essere Fasciano, non scendo oltre Jordan Morgan come interior lineman, perché poi non è più materiale da primo giro. Il punto è questo, si potrebbe accettare se tra noi e il nostro partner ci sono squadre che non hanno quello come need, perché altrimenti poi ti ritrovi con il problema che hai fatto il tuo trade down e altro, ma non hai chi scegliere. E a quel punto, diciamo che rimani con una pick che hai fatto, diciamo così, più o meno, guarda, te prendo perché sei il meno peggio, perché a quel punto, se siamo scesi, non è tanto più un BPA, ma è un quello che trovo. Inoltre, non è matematicamente detto che sia confacente ai tuoi need, quindi ci starei attento, ecco, diciamo così. Non l'escludo a priori, però è una cosa che va veramente pesata col bilancino quest'anno, soprattutto perché, ripeto, siamo una squadra che secondo me, smaltita la mazzata del primo giorno di free agency, poi lentamente mi sono convinto, mi sono fatto forza, no, non è andata così male. E soprattutto calata sul resto della division. Poi noi faremo tutti i nostri bei piani e tutto quanto, e magari poi ai playoff ti ricapiterà Mahomes con quattro commessi da supermercato e te ne mette 40, lì non ci si può fare niente. Però ecco, sul discorso del trade down io la vedrei così, ecco. Quindi, riassumendo, ammesso che la nostra board sia popolata di giocatori che io penso che li vorrei, ma posso anche trovarli qualche spot più in basso. Per ogni numero X appartenente ai numeri reali. Ammesso che ci sia ancora in giro, non lo so, un quarterback ancora disponibile, ma che rischia di andare via, non so, un Michael Penix, un Bo Nix che sta scendendo più del previsto e che quindi più di qualcuno potrebbe avere interesse a fare trade-up per prenderlo, a quel punto mi pare di capire che filosoficamente non saremmo opposti ad un trade-down di qualche spot, non troppi, in modo da poter recuperare magari una picca al terzo o quarto giro. Corretto? La accendiamo? Sì. Sì, la accendiamo. Perfetto. Guarda Mauro, stasera ti firmo tutto perché hai cominciato la puntata dicendo con lascio a voi la patata, quindi che ti devo dire? Sapevo che avresti apprezzato. Allora, siamo arrivati al secondo giro, pick 55. La parola a voi. Chiaramente, considerato cosa avete scelto al primo giro, quindi linea difensiva per Oleg, linea d'attacco per Mauro. Dove vi orientate? Mauro, comincia tu stavolta, dai. Linea difensiva, ruoli interni, slash linebacker. Slash Interno. linebacker, interesting. Oleg? Beh, io siccome sono andato sulla linea difensiva, vado sull'offensive tackle adesso. Ok, a te però devo Grazie chiedere anche Oleg, se no mi sentivo solo. secondo te, in quella posizione lì, qualche nome che potrebbe essere interessante, potrebbe valer la pena considerare. Sì, beh, ecco, appunto, siccome no, avete Che due poi io tackle, mi diciamo. segnerò, cioè, voglio dire, e poi ti Ecco. rinfaccerò, oppure ci spelleremo le mani in complimenti se mi azzecchi qualcuno. Sì, beh, ecco, da secondo giro, più o meno dal pick dove sceglierete voi, secondo me una pick interessante potrebbe essere Kingsley Suamattaia da BYU. Ecco, e io questo come dovrei segnarlo? Cioè, Dai, dopo tu attacco dopo poi me lo vai mandi loa, in cioè chat. dovresti Siamo sopravvissuti a essere. tua amica Manuel Ebola, quindi questo lo prendiamo di tacco, non ti Tu sì, preoccupare. io no, io no. Scusa Oleg, vai. Sì, allora è un ex recruit 5 stelle in uscita dalla high school, dunque già era un nome
importante. Ha scelto Oregon dove giocava il suo cugino, un certo Pinay Sewell. Quindi è parente. Comunque, sì, sono quei cugini, appunto. Sì, sì. Ha scelto anche lui proprio per questo. Oregon, purtroppo, ecco, non ha avuto le fortune ad Oregon, a Eugene come suo cugino. In 2 anni non ha praticamente visto il campo, quasi nulla, è stato recettato nel suo secondo anno, è entrato in transfer portal, no? Come adesso va diciamo, in tanti lo fanno negli ultimi anni al college, e ha scelto BYU, no? Altra scuola importante per ragazzi, diciamo, dai nomi impronunciabili, no? I ragazzi samoani o caraibici. In questi anni, diciamo, ecco, il suo talento si è visto, perché ecco, il primo anno nel 2022 ha giocato tutte le partite come right tackle titolare, e non ha fatto male. Quest'anno è stato spostato sul lato sinistro, sul lato cieco. Anche qua, diciamo, ecco, si è visto, ecco, tutto il talento del recruit 5 Stelle. Ovviamente è un ragazzo ancora molto da, diciamo, da sgrezzare, ancora, diciamo, poco, perché è ancora un sophomore, ha giocato, possiamo dire, 2 anni al college. Da questo punto di vista, ancora un po' come parlavamo, no, per il ragazzo di Georgia, anche qua parliamo di un ragazzo molto talentuoso. Secondo me lui è un 6'5 per 326 libbre, braccia lunghe, diciamo, è il prototipo fisicamente di un offensive tackle anche in NFL. Non c'è il problema, secondo me, delle braccia troppo corte e così via. Secondo me può fare il tackle in NFL. Si è comportato meglio in pass protection che nella run blocking, però ancora ragazzo grezzo. L'ala combined ha fatto molto bene tutti, diciamo, i drill che si sono chiesti. Sappiamo un po', no, come funziona l'hype dell'NFL, che okay, tutti cominciavano a mettere il primo giro dalla 25 in poi, no? Okay, il ragazzo, diciamo, ha il talento infinito. Sappiamo un po' che questi hype sono un po' a volte anche esagerati, no? Secondo me fine secondo e inizio terzo lui, secondo me, sarebbe perfetto. Poi, come abbiamo parlato, no, che comunque ai Dolphins non serve, diciamo, cioè nel senso, se lo prendi e sta un anno dietro i due tackle esperti che avete, comunque, ecco, non li farebbe male, anzi, secondo me, per lui sarebbe, diciamo, una curva di apprendimento, sarebbe anche buona, no? Un anno dietro a ragazzi esperti, no? a imparare, secondo me, ecco, certo. Si è sviluppato anche qua, non, giusto, ecco, potrebbe uscire un ragazzo interessante anche a livello NFL. E un nome in linea di difesa, giusto per aiutare Mauro nel suo, sì, nel suo caso? Sempre attorno. Beh, 55, ti dico subito, potrebbe... Sì, anche qua parlo di un, diciamo, figlio d'arte, perché Chris Jenkins da Michigan, suo padre Chris Jenkins, ex di defensive tackle tra gli anni 2000, Panthers e Jets. Forte. Sì, è anche grosso. Ecco, lui sì, lui per me è il terzo di defensive tackle, diciamo, nella mia board, tra quelli che mi piace di più. Lui è un 6'3 per 300 libbre. Lui, rispetto agli altri due ragazzi, secondo me è più un run defender che pass rusher. Nel senso, Michigan gioca una difesa un po' a sé, perché la prima cosa che chiede ai defensive tackle è la difesa contro le corse. La cosa più importante è quella. Poi, come pass rusher, diciamo, li gira un po'. Dunque, lui ha avuto anche pochissimi snap nel dimostrare come si può muovere, no? Come pass rusher. Secondo me, da quel punto di vista, c'ha ampi margini di miglioramento. Come pass rusher, secondo me, ecco, anche lui... c'è un buon cambio direzionale, bravo nel incrociare, spostarsi da un gap all'altro. È un ragazzo, ecco, che non è uno che, diciamo, si ferma lì nelle trincee. Se si vede il running back che va esterno, ecco, lui lo insegue. Non è uno, diciamo, da questo punto di vista, ecco, da tutto, no? Nell'azione non si ferma mai. Ha fatto molto bene, secondo me molto meglio nel 22 che nel 23, però comunque nel 23 hanno vinto il campionato, dunque non è andata male in generale. Però anche qua, ecco, parlo di un ragazzo dall'upside buono, e secondo me in NFL, ecco, tolto i primi due, per me lui è il terzo ragazzo nella board. Paolo Puccioni ci fa una domanda che secondo me qui già in area secondo giro, anche perché poi, come detto, salutiamo e ci rivediamo al quinto,
ha senso porsi, e cioè dice ok, le necessità in linea cioè, le sappiamo, ce le siamo dette e quant'altro, ma secondo voi quale potrebbe essere un ruolo a sorpresa che potrebbe essere oggetto di chiamata dei Dolphins a questo draft? Ne metto subito uno io lì sul piatto, ne abbiamo parlato nel fuori onda, mi è venuto in mente oggi vedendo un tweet di Chris Kaufman che buttava lì come possibile nome quello di Jatavion Sanders, il tight end della Texas University. Giocatore estremamente giovane, mi pare che abbia 21 anni, con un potenziale ancora tutto inesplorato ma già discretamente forte, che gioca in una università nella quale Greer e McDaniel sono andati al Pro Day ridendo e scherzando, parlando con tutti e uscendone soddisfatti, che gioca in un ruolo che nel nostro attacco potrebbe veramente essere un punto di miglioramento della seconda. Secondo me, adesso ditemi cosa pensate del giocatore in sé, che ripeto, io ho visto un tweet oggi e mi sono detto perché no, però in tema di ruolo sorpresa potrebbe anche essere. Chi vuole? Oleg, dai, sempre per dovere di ospitalità inizia tu. Però parlo di Jatavion Sanders, no? Che è questo ragazzo interessante, è un 6'4 per 2'45, come diciamo, come tipo di tight end, più uno che preferisce ricevere, è una minaccia, no, sul verticale, appunto, ecco, per questa qua lo vedrei bene in una spread offense dove diciamo la sua bravura nel ricevere anche sul lungo la si metterà in risalto. Ovviamente come bloccatore gli è stato chiesto poco, come un po' a tanti ragazzi, no, al college. Diciamo al college vengono divisi, c'è il ragazzo bravo nel bloccare, lo si usa come bloccatore e basta. Il ragazzo con le mani buone, diciamo, viene usato, no, nei down per ricevere. Secondo me, ecco, invece come bloccatore... Secondo me ha ancora ampi margini di miglioramento. Ecco, se la lavora, no, nel diciamo colmare questa lacuna, potrebbe diventare ovviamente un ragazzo molto speciale, un three-down tight end anche a livello NFL. Adesso che lo prendi per diciamo un ragazzo bravo nel ricevere, diciamo un Miami ha avuto un ragazzo, no, abbastanza bravo nel ricevere, però era solo quello. Invece lui come margine di miglioramento, secondo me da quel punto di vista potrebbe essere ancora sviluppato. Mauro, un ruolo sorpresa. Allora, il ruolo a sorpresa è anche Paolo sorpresa l'ha messo tra virgolette, quindi sorpresa. Anche qui è una cosa che ci siamo detti nei fuori onda, ma sinceramente spenderci un pick nobile ci starei veramente, cioè ci deve essere veramente l'affarone dietro, è il ricevitore numero 3, cioè un wide receiver che appunto vada dietro al duo delle meraviglie e ci potrebbe stare, però sinceramente abbiamo need più pressanti, cioè ti deve proprio capitare il Randy Moss che nessuno ha visto prima, ma probabilmente vista la fame che c'è in quel ruolo, anche se c'è comunque una bella profondità in questa classe, da quello che abbiamo detto, non te lo trovi lì, e probabilmente è più possibile trovare un numero 3 che sia un possession receiver, un go to guy nei terzi down, insomma Jay McDuffie era molto più di questo, ma ho reso l'idea sul tipo, anche perché gli speedster, cioè ne abbiamo la cantina piena, come dire. Però ripeto, è una cosa che fatico un po' a vedere, e invece in effetti il discorso del tight end mi sembra molto meglio argomentato, ecco. Se ci sono altri ruoli a sorpresa, cioè se tu ti aspetti che scegliamo un quarterback così, visto che ecco, non scegliamo mai dei quarterback alti, voglio dire. Io fido nella fioritura di Cam Smith quest'anno. Ma più che nella fioritura, nella sbocciatura direi, perché l'anno scorso Fangio non l'ha proprio visto. Proprio zero. Cioè, sto facendo questo gesto con le mani, vabbè, inutile che lo...
Allora, 50 minuti di trasmissione, abbiamo fatto le prime due pick. Perfetto, adesso comunque veniva la parte difficile, quindi adesso Oleg... Intanto ne saltiamo due, Winchell. Esatto, io mi metto tranquillo e seduto, mi faccio un panino, anzi, tra l'altro io quest'anno il draft non lo vedrò nemmeno in diretta perché sarò fuori città per altri motivi. Mi metto tranquillo e seduto, paninazzo nel 3 e il quarto e poi ti giro alla domanda che ci fa il nostro caro Alberto Maffeo e ci dice: quali potrebbero essere i giocatori più interessanti che si possono trovare nei giri più bassi? Lui dice dal sesto in poi, io ci metto dentro anche il quinto, così per mancia. Mi metto comodo e sentiamo i tuoi consigli per gli acquisti, giocatori da tenere d'occhio che potrebbero fare a caso nostro in quelle, whatever. Sì, beh, ecco, dai giri successivamente, guardando diciamo la profondità di classi di ricevitori, un ricevitore anche al quinto, diciamo, si potrebbe trovare anche un ragazzo interessante. Un nome che ti faccio è quello di Jamare Trash da Louisville. Lui è un 6 piedi per 188 libbre. Al college ha giocato maggiormente all'esterno, però ecco, secondo me a livello NFL, per il fisico che ha, lo vedrei meglio come slot. Anche qua, no, parliamo di un bravissimo route runner, molto bravo nel cambio di direzionale, diciamo, nel frenare, a partire da questo punto di vista, no? Anche il fisico Easley lo aiuta. Siccome anche a livello NFL, rispetto in questo diciamo al terzo giorno, no, sono tantissimi in questa classe, sono tantissimi undersized wide receiver, quei ragazzi piccolini, no, diciamo, che possono essere usati come gadget player. Lui invece dal fisico, siccome, potrebbe dare una mano anche all'esterno in futuro, però adesso come adesso, ecco, se lo prendi come slot receiver potrebbe già dare una mano. A Louisville ha messo, diciamo, a segno dei buoni numeri come ricezioni, diciamo, yard ricevute e così via. Come da terzo giorno, ecco, lui potrebbe essere un ragazzo da tenere d'occhio. Altri ruoli, secondo me, anche un cornerback, no, diciamo, a livello terzo giorno, non so, un Josh Newton da TCU, 5-11 per 5-11. Secondo me, con lui anche lui interessante, ha fatto abbastanza bene, secondo me, più nel anche lui transfer, ha avuto due transfer prima, era un ex da Louisiana Monroe, dunque negli ultimi anni, quando è arrivato, diciamo, a TCU in Texas, ha fatto, diciamo, è esploso anche lui da questo punto di vista. TCU viene da due anni fa, le ha fatto molto bene, quest'anno un po' così. È un ragazzo flessibile, no, che potrebbe essere usato sia esterno che, diciamo, in mezzo. Sappiamo, no, che, diciamo, i defensive coordinator amano questi tipi di ragazzi con la flessibilità interno esterno. Lui è un 5-11, dunque borderline, potrebbe fare sia esterno che interno. Anche qua ovviamente, no, cioè, ragazzo al terzo giro, cioè, non è che lo vieni pronto. Questi tipi di ragazzi normalmente danno subito una mano, no, nei special team, e piano piano poi, cioè, abbiamo visto che il vostro ragazzo che avete preso l'anno scorso al secondo giro, no, che non ha trovato spazio, poi, cioè, nel senso, un ragazzo al quinto è sempre più difficile, no, da questo punto di vista, vederlo subito in campo. Comunque anche qua, certo, parliamo poi, noi in anni recenti abbiamo tradizione di aver pescato delle gemme tra gli undrafted, tipo un Nick Needham o un Kader Kouhou, per cui alla fine ci sono anche le eccezioni, però certo, quello che hai detto è sicuramente vero. Sì, cioè, nel senso, anche qua prendi comunque un ragazzo che non è proprio una, cioè, non è essere un ragazzo che ti titolare subito, perché i ragazzi al terzo giorno sono ragazzi, diciamo, che te vedi, diciamo, hai visto un po' di luce e te ce lo prendi per, diciamo, aprire quella finestra. Questo, diciamo, il compito, no, di ragazzi scelto al terzo. Parlando di defensive tackle, ecco, un ragazzo al terzo giro potrebbe essere un ragazzo interessante, è Gabe Hall da Baylor, 6-6 per 291 libre. Lui è un atleta pazzesco, no, con le braccia lunghe. Al senior bowl ha fatto molto bene, diciamo, dominato nell'1 contro 1 a mobile. Diciamo, il suo marchio di fabbrica è lo swim move, anche come per strascere interno lo usa molto, molto bene. Oltre, ecco, diciamo, oltre alla swim move, non è che ha tantissime, diciamo, pass rusher move da interno, ma anche qua ovviamente
da questo punto di vista, no? Dovrà essere, diciamo, un po', cioè, dovrà svilupparsi. Ecco, gioca spesso un po' troppo alto, no? Viene spostato troppo facilmente contro le corse, ma qua sono suoi errori da college. Ecco. Secondo me, con un po' di lavoro potrà diventare, no, quei defensive tackle alti, grossi, atletici, che comunque, ecco, danno sempre una mano. Lui è con un altro ragazzo che a me piace come, diciamo, pick da terzo giorno. Giusto perché poi Mauro li aveva nominati, ma alla fine sono andati via sotto silenzio. Linebacker. Noi abbiamo in fondo il reparto che è composto da Jordan Brooks, appena arrivato da Seattle, e da David Long, che sono due giocatori con caratteristiche in fondo abbastanza simili, non perfettamente sovrapponibili, ma abbastanza simili. E poi una serie di giocatori, da Duke Riley a quell'oggetto misterioso che tutt'oggi rimane Channing Tindall, la tua vecchia conoscenza Channing Tindall. Per cui, dovendo rimpolpare il reparto, c'è qualche nome che potrebbe venirti in mente da giri intermedi o tardi? Sì, ecco, diciamo, non è una classe che a me fa impazzire quest'anno. Sta a Linebacker, posto. safety, Mauro, niente, se... quest'anno non c'è tribù. no, comunque, ecco, cioè, nel senso, non vedo giocatore da primo giro, ecco, per dirla meglio. Però, comunque, ecco, ragazzi interessanti da giri intermedi ci sono. Un nome che a me piace tantissimo è Junior Colson da Michigan. Sempre Michigan. Ecco. Sì, sono campione in carica, dunque qualche Ah ragazzo beh, ma interessante c'è. il nostro owner, qualsiasi roba che esca da Michigan, lui sicuramente le va bene. Mi piace, ecco. Sì, ecco, appunto, no, se si fa quel trade down per un terzo giro, ecco, lui secondo me sarebbe una scelta perfetta. Io, cioè, lo guardavo anche per la mia squadra, ecco, un ragazzo che piace, ecco, un 6-2, ragazzo atletico, 6-2 per 238 libbre, ha corso le 40 yard abbastanza bene, ragazzo fisico, atletico, che, diciamo, anche se grosso, si sa muovere un po', ecco, classico linebacker atletico, no? Diciamo, che è molto importante nella NFL moderna. Secondo me è un 3 down line linebacker perché, ecco, se la cava sia contro ovviamente, no? Michigan, come abbiamo parlato, contro le corse, diciamo, è la cosa più importante, ma lui abbastanza bene, no? Anche nel mirroring contro i tight end, i running back. Proprio grazie al suo atletismo, no? Alla velocità sideline to sideline. Anche qua, ovviamente, ragazzo ancora giovane, se non sbaglio, c'è 20 anni, 21 anni, dunque ancora sviluppabile da questo punto di vista. Ecco, sì, 21 anni, dunque ancora ragazzo, anche qua parliamo di un ragazzo giovane, ovviamente, no? Tantissimo upside anche qua, ecco, tra la classe non, diciamo, eccelsa, no? Di linebacker di quest'anno, la classe 2024. Lui, ecco, il ragazzo, secondo me, magari non è pronto da subito, però in prospettiva, ecco, potrebbe uscire qualcosa di interessante. Perfetto, direi che Io alzo solo la mano vai, per vai. l'importanza delle draft, diciamo quelle meno nobili. Ricordatevi sempre che Tyreek Hill è stato scelto al quinto giro. Quindi i ricevitori li possiamo trovare, cioè comunque i ricevitori, anche per il discorso del numero 3, probabilmente anche a conforto di quello che diceva Oleg prima. E i ricevitori anche procedendo nella draft, poi soprattutto quest'anno che c'è una classe molto profonda, potrebbero trovarsi gemme nella sabbia anche nei giri meno nobili, ecco. Perché l'inizio del discorso tra Tyreek è stata scelta sembrava quasi una statistica inutile. No, Eh no, beh, non, non non, me la poteva cavo è con che ti avrei. così poco. Ah, ecco, se no ti avrei messo la No, no, sigla. e quando ci sarà Beh, la facciamo canonica con la sigletta, la facciamo no, fatta bene. sappiamo comunque, no, squadre che, diciamo, hanno fatto le loro fortune con scelte al terzo giorno del draft. Dunque, sappiamo bene che, nel senso, si possono trovare anche ragazzi molto interessanti nei giri successivi. Nel senso, è molto difficile, no, sbagliare, ovviamente ci si sbaglia spesso anche il primo giro, però, siccome il vero draft, diciamo,
la bravura di un general manager, di un front office, si vede poi dai giri successivi, ecco. Guarda, ti dirò, secondo me... Secondo me sono completamente d'accordo, ma aggiungerei una postilla. La bravura di un general manager si vede dal secondo, ma anche terzo al quarto, quinto. La bravura di uno staff si vede dal quinto al settimo. Perché dal quinto al settimo ci sono giocatori che vanno sviluppati, vanno individuati, ma vanno soprattutto sviluppati nel modo giusto. Dal terzo al quarto, secondo, terzo, quarto... Tante volte capita che trovi dei plug and play inaspettati a saperli trovare. Esatto. Mauro, ti avevo interrotto, scusa. Quello che volevo dire io era un'aggiunta che potrebbe essere interessante, sempre come valutazione dell'efficacia dello staff che drafta, vedere nel tempo quanti giocatori per ogni anno ti rimangono da quella classe di draft nella squadra. Chiaramente anche facendo un po' la tara al fatto di chi ti parte, perché comunque è talmente forte, è fiorito talmente bene che non te lo puoi più permettere, vedi Wilkins e vedi Hunt, però ecco, già il fatto che ad esempio in una draft in cui noi abbiamo preso Tagovailoa, Austin Jackson e Igbin Oghene al primo giro, io mediamente posso dire, alla luce di quello che è successo negli anni successivi, che non è stato un brutto giro di draft. Austin Jackson ci ha messo il suo tempo, ma adesso Austin Jackson è quello che è, che io mi aspetto da un tackle titolare. Tagovailoa, devo dire molto poco, il Binogene, voglio dire, non tutte le ciambelle, eccetera, eccetera. Però quello è stato l'anno dopo, Mauro, l'anno dopo, Waddle, Phillips, Holland, e la quarta pick è stata Eichenberg, quindi 3 su 4. Sì, assolutamente sì, è quello, ma difatti quello è, anche questa probabilmente serve un po' una metrica interessante per valutare il lavoro di Greer. Tutto qua, questo diciamo un po' resta un po' una curiosità un po' da nerd, diciamo così. Sì, resta un po' una statistica inutile senza sigla, cioè... E tu intigli. La prossima volta... la facciamo, ok. Per questa volta direi che abbiamo concluso, abbiamo scavallato il nostro tempo, per cui io manderei la sigla. E con questo si conclude anche il draft dei Miami Dolphins nel 2024. Allora, seriamente, Oleg, tu lo sai che questa puntata senza di te sarebbe stata tutt'altra cosa, vero? No, comunque sì, è sempre un piacere, no, essere qua prima del draft. Per me il draft è un po' come la sera di Natale, no? Ecco, sto spentando i pacchi da scartare, ecco, sono un po' a questo punto di vista, ecco, non vedo l'ora che arrivi il giovedì notte. Io sono completamente d'accordo con te e mi spingo oltre dicendo che per me la serata della notte del draft è la notte migliore dell'anno, migliore anche di quella del Super Bowl. Infatti quest'anno mi rodo un po' da non poterla vedere live. Ricordiamo tra parentesi la live di Adol Magazine durante tutta quanta la prima serata del draft. Saremo online sulle solite piattaforme dove ci trovate per commentare dal vivo tutte quante le scelte di tutte quante le squadre, compresa quella del signore che vedo col ditino alzato. Ma mi dica, signore, col ditino io ho una alzato. Domanda sul draft di Adol Magazine, ma per un atto si ripresenterà Smalling? E questo non l'abbiamo ancora capito, ma è il numero uno, che è quello dopo. Non spoileriamo nulla, però la mia pick secondo me non dico niente. Non dico niente, saluto tutti quanti. Allora, Oleg, grazie, torna quando vuoi, questa sai che è casa tua e ci fa sempre piacere. Mauro, stia bene, alla prossima. Un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille ragazzi per l'invito. Cari ascoltatori, grazie ovviamente a tutti voi, siete sempre qui e continuate a seguirci, a farci le domande sulla chat di Dolphins Italia, ormai i canali con i quali raggiungerci li sapete tutti quanti. Come abbiamo detto, quest'anno probabilmente la nostra copertura live sul draft non sarà come per gli anni scorsi, ma insomma ci rifaremo più tardi. Io sono Mauro Rizzotto, questo era Cool Bueno, alla prossima, stay safe e come sempre, fins up! Miami Dolphins.